chi se l'immaginava 6 anni fa un Ferragosto a Napoli così? Questa non è un'opinione personale del sindaco, è una fotografia della città. E io ne sono felice da napoletano, perché so che quando smetterò di fare il sindaco lascerò una città completamente diversa da come l'ho ereditata. La eredità è mortificata, piena di rifiuti, depressa, piena di corruzione, e la stiamo lasciando sempre più viva, perché così merita di essere Napoli e così meritano di vivere i napoletani, con meno problemi. E quindi nei prossimi 4 anni io sarò concentrato per eliminare o togliere quanto più è possibile i problemi della nostra città. Ferragosto in città per il sindaco De Magistris, col tradizionale giro fra strutture di accoglienza, di cura e di pubblica tutela. Grazie e buon lavoro, perché l'orgoglio e il riscatto di Napoli dipende da ognuno di noi, quindi anche dal vostro lavoro, dalla vostra professionalità e dalla passione che ci mettete ogni giorno tra mille difficoltà. Grazie. Dopo il saluto di rito ai vigili urbani in servizio, prima tappa alla colonia Geremicca, residenza sanitaria per anziani, con l'assessora al welfare Roberta Gaeta e il vice sindaco Raffaele Del Giudice. Il Comune di Napoli, per quello che può fare, è sempre presente molto, in particolare cerca di esserlo nei giorni in cui ci sta gente che va al mare, che può permettersi viaggi, che gira il mondo, e c'è chi è in difficoltà. Quindi chi guida la città, chi l'amministra, pur tra mille difficoltà economiche, ha il dovere di stare vicino a queste persone. Poi lo sentiamo, e devo dire, è sempre una grande ricchezza umana stare vicino alle persone che non si lamentano pur tra mille difficoltà. È un grande esempio di umanità, di civiltà e di voglia di vivere. Secondo appuntamento coi ragazzi ospiti del Centro San Francesco a Mare Chiaro, che quest'estate accoglie anche alcuni adolescenti migranti sbarcati a maggio da una nave di Medici Senza Frontiere. Nel pomeriggio visita alla struttura della Protezione Civile nella zona del Ponte dei Francesi, coi lavori in corso di completamento. A seguire l'incontro coi vigili del fuoco, a cui il sindaco ha rivolto un particolare ringraziamento per il lavoro straordinario svolto durante l'estate con le ripetute emergenze degli incendi. In serata il sindaco parteciperà alla notte della Tamorra sul lungomare, che si concluderà con lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Noi siamo qui come una giornata come un'altra, però stando vicino a chi lavora, Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e tanti altri, alle fasce deboli, anziani, diversamente abili, bambini in difficoltà, immigrati, quindi una città che è ripartita dalla sua bellezza, dalla sua ricchezza umana e dal lavoro. Non ci fermiamo un attimo, nemmeno a Ferragosto.